È l'8 dicembre la data che generalmente segna il via della stagione sugli sci. Nel comprensorio di Neve Azzurra però diverse le località sciistiche che ancora restano chiuse, altre propongono aperture parziali. Qualcuno, pochi per la verità, ha giocato d'anticipo. Riale per il fondo ha inaugurato la stagione già a metà novembre, seppure con un anello ridotto. San Domenico di Varzo per la discesa ha aperto oggi con una pista, la nuova Ciamporino di 2 km e l'area tappeti, impianti in funzione fino a domenica, poi ci sarà un aggiornamento della situazione. A Macugnaga si scia da domani sulla pista Fontanone, ovvero lungo il primo tronco della seggiovia dei Burchi e sul campo scuola. La funivia del Moro è aperta solo per i pedoni. Dalla Valle Anzasca alla Formazza, a Valdo scia ai piedi fino al boschetto e funzionano i tapis roulant. Ancora chiusa la seggiovia del Sagesboden, per ora temperature troppo alte per completare l'innevamento artificiale. A Cheggio per i principianti funziona il campo scuola, neve da 25 a 35 cm. Domobianca annuncia la probabile parziale apertura per il fine settimana del 15 dicembre, weekend indicato per l'avvio di stagione, neve permettendo anche dagli impianti del Devero. La Piana di Vigezzo, dalla sua pagina Facebook, annuncia l'apertura dal 22 dicembre. Lasciamo l'Ossola, l'8 dicembre apre anche il Mottarone con una pista e una coltre di neve che va dai 10 ai 40 cm. Attendiamo gli aggiornamenti da Pian di Sole, dove si sta lavorando per la neve artificiale con qualche difficoltà nell'approvvigionamento idrico, dalla Baitina di Druogno e dai diversi anelli di fondo solani. Trovate informazioni aggiornate e i contatti diretti con le stazioni sciistiche al sito www.neveazzurra.it e sui siti web e pagine Facebook delle diverse località.